fruizione indebita di prestazioni sociali agevolate o, più semplicemente, furbetti del reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Teramo ne ha individuati 31, accertando una frode di oltre 250.000 euro. Tra i casi più eclatanti c'è anche chi percepiva il reddito di cittadinanza pur essendo agli arresti domiciliari o condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Negli ultimi 15 mesi numerosi sono stati i controlli dei reparti della Guardia di Finanza di Teramo in materia di reddito di cittadinanza. Sono stati individuati 31 casi irregolari con una percentuale del 62% di irregolarità e percepiti indebitamente 251.000 euro di contributi. Per le 31 irregolarità sono state presentate delle false attestazioni ISEE e questo perché erano stati individuati alcuni soggetti lavorare in nero presso esercizi commerciali con il doppio beneficio di percepire il reddito di lavoro dipendente in nero e di arrotondare il proprio stipendio con il reddito di cittadinanza, oppure individuati soggetti che non hanno dichiarato nella propria dichiarazione il patrimonio posseduto. Casi ancora più eclatanti sono stati quelli che erano sottoposti a una misura cautelare personale degli arresti domiciliari o condannati in via definitiva anche per associazioni mafiose. In alcuni casi sono stati riscontrati dei soggetti che non avevano dichiarato che nel corso dell'anno in cui avevano percepito il reddito di cittadinanza avevano accumulato vincite con i relativi conti gioco online.